lavorare nella ristorazione italiana mi ha fatto appassionare e mi ha fatto sognare un posto di questa portata, di questi standard molto alti, però palestinese, che faccia, che presenti, che rappresenti la Palestina, che faccia fare un'esperienza unica alla mia clientela, che introduca la Palestina in un modo diverso, più interessante, più bello, più intrigante. Secondo me la cucina palestinese ha molto da offrire, ha molto da proporre. È una cucina diversamente mediterranea rispetto alla cucina mediterranea italiana e credo sia una cucina davvero molto valida. E il fatto che non abbia avuto un grande successo in Europa, in giro per il mondo, è perché è stata spesso rappresentata male. E io sono riuscito a intercettare un'esigenza, un bisogno delle richieste di una clientela italiana molto, molto attenta, e c'è da considerare che l'italiano medio è un italiano anche esperto di ristorazione, e l'italiano medio è una persona molto formata sull'alimentazione, sul cibo, e riesce a valorizzare ed apprezzare quello che ha davanti. Devo dire che i prodotti palestinesi sono davvero prodotti di eccellenza e vale la pena sostenere quello che stiamo cercando noi, di importare prodotti palestinesi per incentivare non solo i produttori e gli industriali palestinesi a investire nei territori palestinesi, ma incentivare altri a intraprendere la stessa strada e investire capitali nei territori palestinesi. Della nostra vita, del nostro attivismo è far crescere la consapevolezza in giro per il mondo di quello che è accaduto in Palestina, raccontare la storia palestinese. E credo che l'opinione pubblica internazionale riuscirà prima o poi a far sentire la sua voce, a esercitare la giusta pressione per far cadere questo apartheid e finire questo periodo di ingiustizia che dura dal 48, ma anche prima.